Ciao a tutti! Bentornati! Questo è Wildstar! Ci avevamo già giocato in beta. Sì, probabilmente avevamo anche fatto qualche video. Sì, poi abbiamo scoperto... Ah, il mio pet è questo robottone. Oh, ciao! Poi abbiamo scoperto a Mediaworld una copia a 5 euro. 4,99. Abbiamo avuto anche un centesimo di resto. E ci sembrava brutto non approfittarne. Abbiamo approfittato. E siamo venuti a giocarne un po'. Questo è Wildstar, vi faccio vedere qualche minuto di gameplay. È un gioco futuristico PvP. I pupazzi sono molto pupazzosi. Molto pupazzosi buffi. Mi piacciono questi pupazzi pupazzosi buffi. E quindi se vi piace il genere, sicuramente vi troverete bene, vi divertite. Volevo dirvelo così. Usciamo da qua per favore? Sì, se capisco dove devo andare. Sì, sì, Alder Teleporter Obi Sigma. Boh, da là dentro, che succede? Bene. A caso proprio. Ah, ecco. Ecco. Fortunatamente il giochino ti dice dove devi andare esattamente. Ma probabilmente vado lì. In questo portale. Se vediamo il dettaglio. Ma al tuo pet gli puoi dare un nome? Sì, non lo chiamo Aldo questo. Come lo chiami? Non lo so, ci puoi pensare. Ok, siamo arrivati in quest'altro posto uguale a quello di prima. Sì. Ok. Che bisogna fare? Non so, menare questi? I costrutti? Menare a qualcuno? Sì. Veniamo qualcuno. Questo non ti si sta caccando di pezza. Se devo rievocare il pupazzone. Il pet è rimasto là. Pet. Che vogliamo fare? Non lo so. Comunque. Ok, adesso ti ha sì, calcolato. Secondo me il tuo pet ha aggrato quell'altro lì, eh? No, non dovrebbe. È arrivato adesso. Con comodo. Sì, le sue manovre. Ok. Con Vusi raccoglie? Sì. Se ne sono loro. Devi ammazzare. Provo a sparare anche a loro. Comunque, il gioco è sostanzialmente, ho messo la Super Armor, è un gioco PvE. Attenzione. MMO, come ce ne sono milioni. Sì, è la pupazzosità che fa la differenza. E il fatto che praticamente da quando è stato lanciato tutti gli tirano che vada free to play. Ricordiamo che è uno dei pochi giochi sul mercato insieme a Teso e World of Warcraft dove è richiesto per giocare un mensile, cioè non potete giocare, non c'è una versione free to play per niente, per nulla, sì, per niente. Tre titoli sono così al momento sul mercato, uno di questi è Wildstar. Ma fino a che WoW ha una ragione o comunque 8 milioni si di... può fare questo, io scusate ma non lo pagherei il mensile per giocare a questo titolo. No, visto che poi Teso ad aprile smetterà di essere a pagamento, avrà un modello ibrido stile, ma cazzo, questo è l'attivo attacco del mondo, un modello ibrido stile l'altro, penso che a breve seguirà anche lui perché non c'è nessun senso. Sì, diciamo che abbiamo preso il titolo a parte per i 4,99€ perché i primi 30 giorni erano inclusi nella scatola, quindi 30 giorni a 4 euro quando loro te ne chiedono 12 si può fare. Finiti allora, 30 ecco, giorni, ciao. NCSoft, l'agente di Guild Wars, per spiegarci, mi ha fatto schifo nonostante tutto e io continuo a odiarli dopo che si sono rivenduti Ion. Mi dà anche fastidio un'altra cosa, il fatto che per registrarmi ho dovuto per forza mettere in pieno stile World of Warcraft il mese e poi cancellarmi subito perché già sapevo che non avrei accettato. Se proprio volete costringere il giocatore a fare una cosa del genere, almeno diteli, guarda, il primo mese lo facciamo pagare la metà. Uno è anche più stimolato. Sì, la registrazione... Con l'obbligo di è l'unico praticamente. Dopo WoW io l'unica volta che ho trovato... Cioè, per accedere ai nostri 30 giorni gratuiti abbiamo dovuto sottoscrivere una sottoscrizione. Sì, mettere una sottoscrizione. Sottoscrivere una sottoscrizione. Sì, è una roba inqualificabile, sinceramente. Sì. Diciamo che le nostre riflessioni su questo titolo sono poche, sono semplici. Sì. Quindi, vi possiamo salutare. Alla prossima, ciao! Ciao!